Ambientali non è che erano delle migliori, c'era tantissimo vento, pioveva, c'era freddo. Poi sono stati anche sfortunati nell'episodio del gol che abbiamo subito, perché comunque... E lì la deviazione alla fine di... sul tiro? No, quello che mi ricordo io c'è stata... Questo tiro, Volpato ha messo la gamba, però... Ah, era Volpato quindi? Sì, mi sembra di... non vorrei sbagliare, però mi sembra di sia messo la gamba, però è un tiro abbastanza forte, non è riuscito a prenderla bene. E dopo l'impallo è andato a favore dell'altra squadra, insomma. Ecco, stavate... Peccato perché eravamo partiti anche bene, dopo mi hanno detto che la punizione al limite invece era in varia, dopo io non lo so perché eri indietro. Eravamo partiti bene, abbiamo avuto questo episodio. Però appunto ripeto, con tutte le condizioni ambientali, il freddo, la pioggia, il vento, comunque non ci siamo disuniti, abbiamo cercato di fare quello che ci chiedeva il mister e alla fine, secondo me, il secondo tempo, magari anche con un po' di fortuna, potevamo portare a casa i 3 punti. Che difficoltà avete avuto con un centrocampo così folto della Nuova Resa? No, più che altro penso che noi siamo una squadra che comunque in tutte le partite che abbiamo giocato fino adesso ha sempre cercato di imporre il proprio gioco e di giocare. Oggi le condizioni ambientali non ce lo permettevano perché comunque non riuscivamo a giocarla anche con le condizioni del campo e quindi cercavamo soprattutto di giocare questa palla su Volpato e su Ragusa, ad andare a prendere rimbalzi, insomma. Sapevamo che era una battaglia, insomma. Peccato, ripeto, per quel gol che abbiamo preso in maniera un po' sfortunata, diciamo. Ecco, terzo pareggio di fila in casa, per fortuna c'erano anche le vittorie fuori. Diceva giustamente il mister, terzo pareggio però contro 3 squadre di alta classifica. Sì, perché abbiamo trovato Est, Montichiari e Nuova Verolese. Ci può stare? No, sì, ci può stare anche. Abbiamo trovato 3 prime squadre, però secondo me è un periodo che magari ci gira anche meno bene rispetto alle prime partite, perché comunque ogni volta che la squadra avversaria, diciamo, si presenta nelle prossimità della nostra area ci fa quasi sempre gol. E comunque non continuiamo a non perdere, continuiamo a fare risultati positivi, quello è l'importante, insomma, in un periodo un po' così che magari non ci gira tutto bene, magari non perdere è già qualcosa di buono. Ecco, dovete un po' reinventarvi adesso che cominciano i campi bagnati. No, vabbè, ma non è tanto il campo bagnato, che proprio oggi c'era c'era anche tanto vento. C'era vento, soprattutto il vento che ha condizionato la partita, perché comunque sugli invii te la spostavi in avanti, te la spostavi indietro, a destra e a sinistra, quindi non riuscivi tanto a capire. Soprattutto il vento, perché comunque se piove e non c'è vento, comunque riesci a giocarla. E soprattutto il vento che secondo me ci ha condizionato, insomma.